filosofico o quello che vuole, insomma gli spunti che vuole al dibattito di questa sera. E, un ringraziamento sicuramente va alla Società Filarmonica perché ci ospita in questo bellissimo teatro. E un'ultima cosa che voglio ricordare è l'appuntamento poi successivo alle 22:30 all'Auro Rossi con lo spettacolo di Luca Violini, L'ultimo rito per Astarte, che è una lettura teatrale di Don Surround e tratto da un racconto di Agatha Christie. Grazie. Buonasera, ringrazio intanto di questo invito che da un lato mi ha estremamente lusingato, da un altro mi ha anche imbarazzato perché io non sono esperta di televisione, anzi se devo dire la verità da qualche anno io non vedo più la televisione, ma credo di aver trovato alcune motivazioni critiche nel volume di Freccero, un volume che io non presenterò perché ne parlerà lui come esperto, sia in quanto la televisione è stata parte integrante della sua attività professionale, ma anche come studioso di teoria della comunicazione mediatica. E infatti dirò solo che questo libro è veramente un'occasione per imparare, per me sicuramente, le varie fasi, anche i vari paradigmi di evoluzione delle forme televisive, del mezzo, ma è anche un incontro stimolante con una bibliografia veramente ampissima che va dai filosofi, dai pensatori classici, quelli con cui ho interloquito anch'io nella mia vita, come per esempio i Franco Cortesi, Habermas e altri, ma fino alle teorie attuali più specialistiche sulla relazione comunicativa e in generale sui media e anche sulla ultima, direi, forma in cui si presenta la televisione, che è quella più agganciata, mi pare di capire, a network e ai media come appunto a web. Allora dice, ma tu non sei esperta di televisione, non la vedi, di che parli? Beh, questo libro mi ha fatto pensare fortemente e sintetizzo questo pensiero come posso per non rubare tempo a Carlo Freccero con una prima domanda: qual è il nostro rapporto attualmente, che poi rivolgo anche a lui ovviamente, con il mezzo televisivo? Come abitiamo noi un tempo governato fortemente dal mezzo televisivo? E poi c'è ancora un rapporto, c'è qualcosa che può ancora avere il nome di relazione tra noi e il sistema di potere, potremmo dire, no? Costituito dal messaggio televisivo, dal mezzo, ormai quasi totalmente autoregolato. Perché mi è venuta questa domanda? Ma a partire dalla mia sensazione da lettrice, ripeto, non esperta, che l'autore fa una lettura che è analitica, che è storica, che è fortemente critica, ma anche, lo posso dire, sofferta, cioè lui abita come noi un tempo governato fortemente dalla TV, in più lo ha gestito, ecco, io questo l'ho sentito nei passaggi e l'ho molto apprezzato, perché se dobbiamo cominciare a parlare di pensiero critico, credo che la condizione del pensare criticamente sia abitare ciò che si dice, cioè non porsi in un osservatorio, un panorama e parlare così dell'oggetto, determinandolo, ma ci si fa partecipanti. Questa mi pare sia una condizione che ci toglie dai passi falsi, che spesso, lo dico brevemente, ma leggiamo in molta saggistica, in cui ci si pone come osservatori esterni, quasi in camice bianco da laboratorio, e allora, specie nel pensiero critico, se ci mettiamo a parlare dell'assenza del pensiero critico in questo modo, sembra che sia presente solo a chi parla e per noi tutti invece
mi ha dato l'idea, ma mi chiedo qui, lo provoco in questo senso, che Freccero invece ne parli da di dentro, e questo mi è sembrato una degli elementi più interessanti del testo. Lui provoca quel tempo che abita insieme a noi. Ecco, ma allora come abitiamo questo tempo? C'è un passaggio che a pagina 80 del testo televisione, che peraltro l'autore ha messo in evidenza, quindi credo che sia importante, e lo leggo. Oggi, scrive Freccero, prevalgono distacco e rassegnazione, che non sono comportamenti casuali, ma frutto di una diversa strategia televisiva. Allora a me, quasi empaticamente, è venuto in mente che distacco, rassegnazione, indifferenza, di cui parliamo spesso anche sul piano politico, significhi passività. Ovviamente la passività può avere tanti significati, forse per qualcuno anche positivi, riprendendo talune scuole di pensiero. Io vorrei scegliere di avvicinare questa parola passività a partire da un'altra parola, che dico subito che non assumerò in senso tecnico-giuridico, cioè la parola governo. Ma qui sganciato, governo. Dicesi, si può dire governo di qualsiasi sistema che strutturi con teorie, pratiche, strategie che si possono impiegare a molteplici livelli, strutturi e regolamenti i rapporti degli attori sociali, soggetti, con il mondo, tra loro e addirittura tra sé e il proprio sé. Non l'ho inventata io, è una definizione che prendo dal notissimo, inutile che ne parli, pensatore francese Michel Foucault. Allora, brevemente, che cosa guadagna Foucault, e cerchiamo un po' di guadagnare noi, mettendo al centro della passività la questione del governo? Guadagna una possibile risposta alla domanda: che cos'è la critica? Che cos'è la pratica critica? Perché prima di dire che assente, forse sarebbe bene che centrassimo bene un significato, perché di critica ce n'abbiamo fin troppa, dai network, Facebook, nel web, è tutta una critica, ma è una critica in insulto, è un'opposizione da anime belle, direi, perché non poggia spesso su contenuti. Allora, che dice? Qual è la risposta? Beh, la pratica critica è l'arte, sottolineo arte, di non essere eccessivamente governati. Non è anarchia, c'è quell'eccessivamente che dà conto anche di un rispetto verso, una relazione di rispetto, di reciprocità verso il sistema di potere o il governo, i governanti e il governo. Ma c'è qualcosa che mi interessa mettere in evidenza subito. È un'arte, ovvero un'attitudine pratica, un atteggiamento, una forma mentis, una tensione a realizzarsi in forme autonome, un esercizio di misura, perché è evidente che se si tratta di percepire gli eccessi è necessario un esercizio di misura. Ma più in là poi il nostro autore, che qui lasciamo, ne parlerà in altre lezioni, le notissime lezioni al Collegio di Francia, come un certo esercizio di spiritualità. Ecco, a me colpisce molto il fatto che però l'arte, questa attitudine pratica, sia un modo di essere del pensiero. Perché mi colpisce? Perché noi viviamo in un governo, un sistema di potere a questo punto linguistico, culturale, in cui pensiero è normalmente associato a una capacità pensante, alla razionalità che conosce, quindi alle forme scientifiche. Non è allora che esiste un pensare e poi, per esempio,
uscire dal pensiero, cioè uscire dalla razionalità, come se noi paradossalmente fossimo opposti, fossimo parti opposte. Mi piace mettere in evidenza come si tratti di un altro principio di intelligibilità che ha le sue pretese di validità laddove può esercitarsi in forme congruenti ed efficaci. E allora mi pare che l'assenza della pratica di critico, del pensiero critico, sia proprio imputabile alla perdita di fiducia e di capacità nostra di riconoscimento di questi ambiti delle nostre attitudini che hanno una base naturale, sono un equipaggiamento, una dotazione naturale degli umani. Non vorrei mettere in luce un contrasto dall'altra parte rispetto alla modernità, fra natura e cultura, però forse ora, anche per problemi ecologici, perché la natura siamo anche noi, non sono solo gli alberi, non sono soltanto la terra o tutto quello che noi sfruttiamo, siamo anche noi, e forse la passività è l'incapacità di riconoscere questo differente ma pure efficace modo del pensiero. Perché dico questo? Ma dico questo perché forse solo un pensiero che sia un'attitudine di questo tipo ci può permettere di trovare l'antidoto in qualche modo all'eccesso del governo, perché il governo sempre inteso nel senso in cui ho detto prima, perché diversamente se ci mettiamo a parlare lo stesso linguaggio noi non possiamo trovare quell'idea ispiratrice fondamentalmente alla libertà, al nostro non tollerare di essere eccessivamente governati. Ma, e chiudo presto perché sennò ci stanchiamo. Esatto. Voglio mettere in evidenza anche questo, che la passività non è dovuta solo a questo che penso sia abbastanza chiaro, cioè all'assenza di un antidoto alla logica del governo, ma soprattutto, e qui mi rivolgo fortemente la domanda al cielo perché mi pare che lo abbia messo bene in evidenza nel testo, sul versante del governo, in questo senso del medium, della televisione, è venuta meno la fisionomia dell'antagonista, nel senso che è una televisione che promette spazi di libertà infiniti, rassicura, tollera, contenta, perché io valgo, perché tu vali. C'è un passaggio di Freccero molto interessante che fa vedere per esempio un candidato alle elezioni che un tempo avrebbe detto: "Sceglimi perché io sono portatore di contenuti di valore", e adesso magari potrebbe dire: "Sceglimi perché tu vali, mi meriti perché tu vali". Il governo effettivamente, inteso come il sistema di potere televisivo, non è più antagonista, non lo è più, chiaramente in alcune forme, quindi ha un troppo di condizionamento nascosto, corrisponde un troppo poco della nostra capacità a volte di soffrire di questo condizionamento. La TV Pay, per esempio, Pay TV, mi pare di aver capito che è una TV che può dare a ciascuno di noi anche la rete giusta per i suoi interessi, per i suoi... non tutto, è bene che sia così, così lei almeno potrà dire la sua. Allora, in fondo, io questo lo sento fortemente, che per alcuni, per molti, e qui Freccero ci dirà anche che vuol dire essere passati da massa a maggioranza a moltitudine, per molti il telecomando, accendere il telecomando è come strofinare una specie di lampada di Arduino. Siamo accontentati in alcuni desideri, siamo accontentati in bisogni a loro volta indotti. E allora, in questo senso, l'assenza dell'antidoto come una capacità di cogliere, di percepire la nostra soggezione, come dire, al governo, e insieme
l'assenza dell'antagonismo da parte del governo, cosa che forse la TV paternalistica, pedagogica poteva mantenere. Mi ricordo la censura, qualche anziano o anziana come me si ricorderanno la censura in una canzonissima con Delia Scala, con il grande di fuori, insomma, fa una cosa. Allora la censura fa esprimere il volto antagonista, mentre la licenziosità, le libertà piuttosto che la libertà, possono condurre appunto a una dimensione felicista del rapporto tra governati e governanti. Io mi fermo qui perché mi pare che troppa roba pure, e vi ringrazio. Prima grazie molto alla professoressa Berri perché ha fatto un accenno a un autore che io amo moltissimo e che mi ha formato, anche se ho fatto TV, non è che sia un selvaggio, laureato, cioè lo so, studiato, anzi, poi spiegherò alcune cose importanti, che è Michel Foucault, che, da cui naturalmente ho studiato molto e anzi ho cercato in questo libro di applicarmi in qualche modo. Seconda cosa, scusate se sono questa divisa, non è una divisa da Renzi, lo dico subito perché credo Renzi è assenza di pensiero critico. Ecco, io anzi faccio questa battuta per proprio rompere assolutamente questa, diciamo così, ogni tipo di, posso dire, di rispetto, cioè vorrei tanto che io queste cose le faccio molto volentieri, se riesco in qualche modo a creare un clima di dibattito e soprattutto in qualche modo a creare uno scontro, cioè cercare di fare una psicanalisi diretta, perché credo sia molto importante, se no è inutile farlo, per cui io parlerò mezz'ora, poi ci sarà posto per le domande, ogni domanda è possibile, quindi sono assolutamente gentile qualsiasi tipo di domanda, anche perché credo che attraverso le domande possiamo assolutamente specificare e scorticare i concetti che sono sempre cose astratte. Bene, fatto queste due premesse iniziali. Qua ci saranno degli insegnanti, e gli insegnanti hanno un compito molto difficile, di costruire in qualche modo, di dare agli studenti un pensiero che uso sempre dire ai miei ragazzi come insegno all'università, con la tacapanni. Cosa vuol dire? Invece è un pensiero che in qualche modo sia sorretto da un impianto concettuale che stia in piedi, se no si rischia sempre di creare delle, a volte anche belle intuizioni, ma un po' scombussolate, che non vanno da nessuna parte. E quindi vorrei tanto questa sera cominciare a dire una tesi che poi cerchiamo di sviluppare e addirittura, come mio costume, invece questa tesi alla fine invece negarla, e la dico subito in modo molto chiaro e preciso. Cos'è? Proprio per andare oltre la TV. Io ho constatato che tutto il Novecento, una parte del Novecento, almeno dagli anni Ottanta, è stato il secolo del pensiero critico, delle avanguardie storiche e soprattutto dell'anticonformismo. Io appartengo a quella generazione del 68, dove appunto essere anticonformisti era una parola d'ordine. Bene, ossia agli anni 80. Mentre oggi viviamo un periodo io chiamo della maggioranza, della omologazione politica ed estetica, della prevalenza della quantità sulla qualità e persino su un fatto veramente importantissimo, della prevalenza dell'opinione condivisa rispetto alla verità. Anzi, la verità è quello che pensano tutti quanti.
Questa è la tesi che vorrei dibattere questa sera. Chiara, precisa, bene. Cos'è avvenuto allora, cos'è in questo, perché ci sia questo cambiamento, per usare un termine roboante, epistemologico, ma invece un cambiamento del modo di pensare, di vedere, di analizzare le cose. Come mai è avvenuto questa cosa? Allora, faccio un uso di esempio molto facile. Sono io, lo ricordo molto bene perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Era il 78, sì, 78, sì, io penso un attimo che l'Italia era in piena, ancora c'era ancora il terrorismo, c'era tutto ciò che era minoritario, aveva un valore grandioso. Io allora ero con Facchinelli ad Erbavoglio, mi ricordo molto bene che era Bologna, quindi in qualche modo c'era ancora, siamo in pieno clima, diciamo così, politico, dove tutto ciò che è politico ha un valore e quello che era collettivo ha un valore, l'individualità era vista come una cosa negativa. Bene, esce a fine estate, esce un film che mi dà fastidio, però lo vedo e io non ho qualità, ho una sola cosa, che afferro sempre il cambiamento, è per questo che ho fatto TV, ho questa grande capacità di capire quando c'è qualcosa che cambia, ed è l'unica qualità che ho forse, però questo mi ha aiutato molto nel mio lavoro. E vedo questo film che si chiama La febbre del sabato sera, è un film, per chi non l'ha visto, è un film di un suo protagonista Travolta, che in verità è un sottoproletario, un proletario che abita in periferia di New York, che al sabato piglia la sua rivincita, va al centro della città e va a una gara di ballo, sempre uscito da amici. Sì, da amici, anche di però, in qualche modo prima della De Filippi, e anticipa la De Filippi, va lì e vince questa gara di ballo, conosce anche una ragazza, eccetera, e va, perché chiaramente con questo, e questo lui non ha più coscienza di classe, ha una sola cosa, ha l'io, il suo proprio individualità, il suo proprio valentino affettivo, la sua individualità, i suoi sentimenti, la sua voglia di riuscire, di successo. E non c'è più la coscienza di classe. Avviene qualcosa di molto importante. E l'emblema di tutto quello che sarà poi l'emblema, il manifesto del neoliberismo. È un momento, è un film che, come si direbbe appunto, in psicologia è un sintomo. Spiega che qualcosa sta cambiando. Questo Travolta proprio non ha niente di quello che siamo noi, la generazione europea che voleva cambiare il mondo, dove il soggetto è il noi e dove il soggetto è la classe. E contemporaneamente questa cosa avviene una cosa molto importante, avviene la nascita della TV commerciale. E lì, anzi anticipata naturalmente da una cosa fondamentale, da Tortora, Portobello. Portobello, così lo dico ai ragazzi che sono asini, non hanno visto nulla, non hanno la memoria storica, invece gli adulti lo sanno. È una cosa molto curiosa perché per la prima volta Tortora, con molto, che io ho conosciuto tutti quanti, eccetera, con molto cinismo, come era il suo tipico, e in qualche modo mette in risalto, non quello che era in qualche modo il culturale, ma il resto del culturale, la provincia italiana, e quello che del triangolo industriale Genova, Torino, Milano, mette proprio quello che c'è nella provincia e mette in rilievo il pubblico che non è stato culturalizzato, cioè che non è quello che non leggeva la Repubblica, il Del Corriere, e mostra questo pubblico nelle sue, un pubblico che non ha nulla contaminato dalla cultura,
ma è un pubblico che ha le sue manie, che ha le sue piccole cose, un pubblico minoritario. E naturalmente questo è il DNA della TV. E soprattutto nasce la TV commerciale. E nasce la TV commerciale che ha un compito incredibile. Riesce a sintonizzare il fuso orario dell'Italia, ma anche dell'Europa, perché poi Berlusconi va a lavorare in Francia addirittura per questa TV commerciale, con l'America. Sì, da allora i due mondi sono distanti, non hanno lo stesso fuso orario. Sono proprio due mondi separati. L'America da una parte, con la, dove già si sperimentano i primi reality show, dove anche lo Spiegel l'ha raccontato molto bene anche lui, chiusa parentesi, e improvvisamente ecco che l'Italia si sintonizza sull'America. C'è un processo di americanizzazione. Ma dico di più per le persone che in qualche modo invece si interessano di economia, per dare tutte le carte, pensate che proprio quest'estate, perché ormai bisogna studiare economia per in qualche modo essere aggiornati di fronte a questo neoliberismo, non si può non sapere un po' di economia, la finanziarizzazione dell'economia inizia proprio nel 79, dove il modello inglese anglosassone sostituisce quello appunto sassone, quello tedesco, e avviene una cosa interessante che quindi inizia anche la finanziarizzazione dell'economia. Capite benissimo che ecco qui il metodo Foucaultiano applicato, il lavoro su questa frattura che si crea improvvisamente. È una frattura che oltretutto fa sì che allora il PC non capisce nulla, ma è un motivo molto semplice, perché è come guardare al microscopio un mondo ingigantito, per cui non capisce, non afferra niente. Quando c'è un cambio di episteme, cioè non si capisce, uno rimane così scioccato, viviamo ancora con ancora il modo di ragionare vecchio quando c'è qualcosa che sta cambiando. E la dimostrazione di quello che dico, per essere molto preciso, è che io ricordo che allora la nascita delle TV locali creano un ottimismo frenato in Veltroni, per esempio, che pensa appunto che si stia in qualche modo democratizzando dentro, e invece si sta creando un fenomeno di imperialismo, perché c'è un signore che si chiama SB che va a mangiare le varie pedine e a creare il suo network. Capite questo qua? Ecco, qui si crea un cambiamento fondamentale. E cosa succede in questo cambiamento fondamentale? E succede tante cose, ma la prima cosa che c'è è che dal concetto di classe si passa a un concetto diverso, maggioranza. Adesso per voi, per tutti quanti noi, per i ragazzi, è scontato che in un mondo in cui viviamo nella un periodo della sondocrazia, della videocrazia, nel potere, cioè del figlio, succede una cosa molto importante, che tutto ciò che è maggioritario vince. Tutto ciò che fa la quantità prende il posto della qualità. E io lo so, anche qui, anche perché essendo io dotato di spirito, cioè alla mia, è chiaro che io appartengo al Novecento, appartengo alla pagina scritta, ho letto all'università, ho fatto il sottotto a Dornhauer-Keimer, ho letto tutti gli autori della scuola del sospetto, Marx, l'economia, Nietzsche, Freud, e quindi chiaramente, cioè io questa capacità sempre di essere schizofrenico, di in qualche modo fare le cose, di capirle, ma anche di avere questa critica, tutto il mio lavoro è questo, è per questo che poi certi peccati mortali sono colpevole, ma certi non sono mai l'assassino, cioè non sono mai così colpevole al massimo, a un certo punto vado via da certe situazioni, però lo dico perché veramente l'ho vissuto sulla mia pelle, sulla mia proprio professione questa cosa, e scopro una cosa
incredibile, scopre una cosa, ad esempio, che è scioccante. Io sono, incontro per caso questo signore che si chiama Silvio Berlusconi, poi mi dice: guarda che ha acquistato 360 titoli e vuol fare un, vuole che qualcuno li possa analizzare questi film, il catalogo Titanus, che racconta la storia del cinema italiano, e tu che sei un cinefilm lo puoi fare tranquillamente. Oltretutto poi ti pagano bene perché ti danno 500.000 lire, che allora mi sono tante, perché sono nel 70, io facevo ricercatore, quindi. E vede questo lavoro e mi dice: che cosa fai della vita? Ma io faccio una ricerca per l'università, per Betettino. Mi guarda con disprezzo, ma con disprezzo, con ironia, mi dice: quindi lei non lavora? Qualcosa faccio, non è che proprio non lavoro, cioè, sì, io mi devo fare un cavolo, insomma, ma perché non viene, vedo che lei è così competente, non viene a programmare. Ecco, io l'altra qualità che ho di capire è che sono molto curioso, sono pronto a fare, cioè, sono un altro video, e dico: ma perché no? Fare tanto la ricerca sulla produzione di senso, posso fare l'uno e l'altro. Vado lì per capire, mi comincia a far lavorare al mattino alle 8, se alle 3 di notte, ma comunque. E ma la cosa interessante è che scopro che io inizio a programmare i film secondo criterio da cinefilm, cioè programmi film che io ritengo siano più belli. E invece scopro che c'è un ufficetto in questo quartiere particolare, che era Milano 2, che era il primo quartiere non luogo, dove ci sono quattro persone poverine che lavorano, che ogni mezz'ora fanno 100 telefonate. E scrivono gli audience e, su, e loro fanno questi questionari a campione usando l'elenco telefonico. E mi dice: e la vista delle audience di ieri? E scopro proprio una cosa, dico: le faccio tenga. E io andando subito, cioè, e mi dice: anzi, tieni, perché lui dava la lettura, eccetera. E scopro che tutti quello che io amavo funzionava bene. Funzionava quello che era da genere, cioè quello che io naturalmente non pensavo avesse. Quindi scopro una cosa, che il sondaggio è più importante che il mio giudizio qualitativo. E che la quantità è più importante che il giudizio estetico o di valore. Non solo, ma scopro una cosa che voi potete capire molto bene, che il sapere, tra virgolette, del pubblico determina in qualche modo le scelte televisive, cioè è il pubblico che fa le scelte. Quindi chi? Non so, cavolo. È una novità importante, è una novità sconvolgente, è una novità che cambia completamente tutto. Cioè, c'è una frattura, proprio ritornando, per essere in qualche modo semplici, un po' sbrigativi, schematici, che in qualche modo che l'opinione vince sulla qualità, sulla verità, l'opinione vince sulla verità. Hai capito anche un'altra cosa, che allora questo... Il potere di chi fa televisione è fondato non tanto su un sapere, ma è fondato invece sulla quantità, sul sondaggio, sul marketing. È il potere staccato dal sapere, è un potere un po' parodistico, un po' vuoto, capite? Da lì che nasce poi tutto il populismo, tutto lì. Lì ci sono in qualche modo il DNA, la matrice, i germi, che volete chiamare, i virus, di quello che stiamo vivendo oggi. Ed è una cosa inconsapevole, diventiamo una società americana. Viviamo, in qualche modo, cominciamo a vivere un sapere che non ha nulla a che vedere con quello che è il sapere europeo. Nulla. Siamo un altro mondo. Un mondo dove
torno a ripetere, tutto ciò che è maggioritario vince. E è chiaro che questo non è basato su questa cosa, su quello che solitamente siamo, su quello che, che si pensava sino a poco tempo fa. Non solo, ma proprio io, ecco, lo dico a chi insegna filosofia, per spiegare appunto cos'è oggi il postmoderno, cioè la crisi delle grandi narrazioni, dei grandi dell'idealismo, marxismo, cioè delle grandi, cioè di quello che in qualche modo ha fatto il Novecento, con i suoi errori, con i suoi scandali, ma comunque era in qualche modo la storia, era chiaro che aveva una sua razionalità, che poi ha preso delle dimensioni a volte, ma scandalose, ma che era, quindi era progresso, c'era questa idea del progresso, c'era questa idea che in qualche modo la storia avesse una ragione, eccetera. Ma i frantumi, non conta nulla, nascono, il sapere comincia ad avere un sapere, in qualche modo è un sapere particolare, vince, e guardate un attimo, e a volte i libri come sono in sintonia, ci sono dei libri in qualche modo che raccontano sempre la verità, che sono utili, ne bastano pochi leggere qualche, non è che si dà a leggere tanti libri, anzi io quando vedo le bibliografie con tanti libri ho sei sospetti che sono fatti solamente per far carriera universitaria. Contro i libri fondamentali, e lì proprio in quegli anni lì c'è un libro importante che è La condizione postmoderna di Lyotard, che dice una cosa semplicissima che era un po', che era vicino di tutti chi lavora nei media, che cioè il medium è il messaggio, cioè che il medium determina in qualche modo il messaggio, dice che tutto ciò che non è binario viene espulso, tutti i saperi che non sono in qualche modo assorbibili dalle nuove tecnologie vengono espulsi. E quindi capite benissimo, vedi che ho fatto una mappa, non ho parlato di televisione, ho raccontato un attimo come c'è questa armonizzazione, questo inizio della globalizzazione, Europa che diventa America, la finanziarizzazione, la condizione postmoderna che si fa, e lo strumento di questo nuovo potere è la televisione, di questo nuovo sapere è la televisione, e la televisione fa dei passi da gigante, comincia veramente a cambiare tutto, cambia la politica, cambia la cosa che cambia principale, soprattutto cambia perché diventa, e la cosa interessante è che, attenzione, all'inizio, 92, è proprio la televisione che aiuta Tangentopoli, perché poi in tutto questo cambiamento non è che la TV sembra sempre negativa, no! Secondo me, quando una cosa vince, bisogna sempre chiedere perché vince. Questo qua è il discorso che occorre fare, non continuare a fare i tromboni e quindi dire ah, oh, tutto male, no, bisogna sempre domandarsi, e questo è padroneggiare il cambiamento, e questo è dominare il cambiamento. E naturalmente succede che la politica è diversa, la politica si basa sulla seduzione, sulla telegenia, sul nessuno, tutte quelle tecniche che sono tipiche oggi della politica spettacolo. E dicevo, è proprio addirittura grazie alla TV che esce Tangentopoli, perché Tangentopoli in qualche modo è la prima in qualche modo opposizione alla casta, e siccome la televisione favorisce la reazione del pubblico, ecco che il pubblico finalmente può, è la TV che favorisce questa reazione del pubblico, e quindi vedi che Fratelli Tobi all'inizio la televisione ha un ruolo positivo, pensate a Fede che mette lì il suo giornalista davanti eccetera, ma pensate naturalmente a come la televisione dà ampio spazio a questa cosa, e quindi questa cosa è il paradosso che c'è all'inizio, quindi è positiva questa cosa. E succede una cosa molto molto curiosa, è che i partiti non contano più noi, contano appunto il leader, e il leader cambia tutto,
e soprattutto cambia per il fatto che anche la politica si in qualche modo proprio si declina secondo la regola della Modis. Qui è una cosa interessante, si declina secondo le regole marketing, sondaggio, sono sempre le principali, e il politico non fa altro che muoversi attraverso queste categorie, e tutti quanti ne siamo completamente assorbiti da questa cosa e non ce ne accorgiamo. Ma quello che oltretutto è mastodontico, che è questo, poi avviene anche nella storia, la microstoria diventa più importante che la storia con S maiuscola, cioè lo storytelling, e diventa di la persona qualunque diventa molto più importante che la storia con S maiuscola. E succede a questo punto che, siccome tutte le grandi narrazioni, da quella idealista, da quella marxiana marxista, da quella anche religiosa, si vanno in frantumi, questa grande periferia che vive fuori dal centro, dominato dall'elite ancora, trova nella TV, in quella luce azzurrognola, azzurra, che d'estate potete vedere dalle finestre, diventa il riferimento, gli dà un'identità. Succede questa cosa qui che informa tutta la nostra vita, eccetera. Io qui devo fare molto velocemente, però attenzione, non è che la storia finisce, è questo che dico, questo fatto. Viviamo un periodo, perché succede un'altra rivoluzione poi negli anni fino agli anni 90, e con gli anni 90 nasce appunto, anzi, tutto nuovo. In America nasce Internet, e questo vuol dire una cosa molto importante, che Internet è in qualche modo un contrappeso alla digitalista, a questa di TV che crea un'educazione, che crea un'odis indifferenziata, la TV generale, ma soprattutto nasce quel digitale. E qui succede un'altra, che questo muro della maggioranza, che in qualche modo ha creato tutti gli anni 80, 90, che ancora adesso è presente, perché il dramma è che oggi non c'è più un medium che vince sugli altri, ma ce ne sono tanti che convivono, interagiscono, si ibridano, si mescolano, e c'è un sistema integrato. Succede appunto una cosa interessante, è che col digitale cominciano a apparire ancora, cioè io in qualche modo anche le minoranze, in qualche modo ritorna a prendere la propria rivincita. E succede per un motivo molto semplice: succede che le reti a pagamento, soprattutto in America, cominciano a produrre delle cose differenti. Questo è un capitolo a parte, perché poi nasceranno molte cose, ma quello che vorrei dire subito è naturalmente un'altra cosa ancora, è che, per dirla appunto con Bourdieu, che secondo me è un altro riferimento, pochi libri ho detto, Michel Foucault, Lyotard, Bourdieu, poi c'è Becquerel, cioè ci sono un po' di tutti quanti, però che neanche il famoso libro La distinzione del 77, che tutta quanta, diciamo così, la borghesia si muove su due assi, l'assi del capitale economico, quello culturale, improvvisamente con l'attività commerciale questo capitale culturale non comincia a contare più niente. Conta solo il capitale economico. E questa cosa è molto importante, perché a questo punto si comincia a contare solo il capitale culturale, vuol dire appunto che la studio comincia a perdere valore, ma la velina e il cacciatore cominciano a vedere che tutto ciò che è successo, a credere, perché tutto ciò che è successo è quantità, comincia a avere un valore. E quindi anche qui cambiano tutte le cose. In Italia, infatti, negli anni 90 c'è una diminuzione di chi si beve reati, eccetera, eccetera. Quindi succedono delle cose molto curiose, cioè c'è un compimento in qualche modo di questa storia, ma dove la TV, attenzione, fa tutte queste idee a livello culturale, ma fa delle cose anche positive, perché fa sì che il pubblico intervenga, che il pubblico partecipi, anzi, crea, e qui il discorso, perché è il corpo a corpo che mi interessa mettere in rilievo, crea, ad esempio, la televisione crea una democrazia.
democrazia diretta, con i programmi delle teledemocrazia, pensate, Funari, Santoro, Gad Lerner, cioè lo vedete che secondo me con dei livelli diversi, ma succede anche, ad esempio si comincia una guerra alla mafia, cioè pensate a Santoro che fa Gad Lerner a denunciare la Lega, cioè quindi attenzione, non vorrei che fosse letto in modo molto meccanico tutto ciò, ma per indicare che la televisione funziona e anche in qualche modo dei funzionamenti che creano dei riverberi positivi, perché il pubblico comincia a partecipare, interviene, se tutte le battaglie contro la mafia vengono fatte dalla TV, per esempio. Quindi in qualche modo c'è qualcosa anche di positivo, una democrazia diretta nasce lì, e nasce già lì tutto il discorso delle caste, eccetera, eccetera. Però di fatto viviamo in un mondo in cui, torno a ripetere, per essere esplicativi, per essere di fare questa, per dare le carte, poi vedremo le carte, attenzione, in questo periodo è quantità, la verità è quantità, l'opinione e il potere a come sapere, non il sapere luministico, cioè la scuola, il carcere, le agenzie, la fabbrica, no, il potere ha come linguaggio la televisione. E per indicare questo cambiamento io uso la metafora del panottico di Michel Foucault, cioè cos'è il potere legato sempre che tutti, c'è un sorvegliante che riesce dalla postazione a controllare tutti quanti, no, con la TV c'è un rovesciamento del panottico, che tutti guardano a solo punto che lo schermo televisivo. Ma quindi c'è dato di, non è più autoritario, non è più la cosa di uno che guarda il poliziotto che si mette che. No, è che tutti conservano quel punto lì. Capite questa cosa? È una cosa molto cambiata completamente. E la cosa, ma potrei continuare da. Adesso c'è che ora sono già. Per cui 10:30 ci sono le domande. Cioè. Allora, invece arrivo un'altra frattura. La seconda frattura è il digitale. E il digitale comincia a produrre una cosa molto diversa. Comincia a far sì che il pubblico comincia a scegliere. E non solo, ma con il net, con tutto, con internet, con social network, comincia in qualche modo, la pubblicità vuole uno spettatore non più passivo ma attivo, cosa fondamentale, queste cose, attivo, che sa scegliere, che sa in qualche modo decidere, ed è una, io lo chiamo la caduta del muro della maggioranza, e anche qui attenzione, pongo un problema che non do risposta, ma un problema metto da qui. Tutti questi nuovi media che esigono in qualche modo la partecipazione del pubblico è in qualche modo il superamento dello spettacolo, che lo spettacolo vuol dire appunto contemplazione, quindi passività, oppure un'ulteriore forma di dominio d'ordine. Seconda cosa, lo lascio lì, perché non voglio rispondere a questa domanda. Cioè è chiaro che io l'unica cosa che ho fatto a livello di studio interessante non è tanto questo libro che è tutto il frutto, ma la prefazione a un libro fondamentale sullo spettacolo dei morti con Daniela Strumia. Questa è la cosa più importante che ho fatto nella mia vita, prima di fare la TV. Sì, no, anzi l'ho fatto quando c'è già la TV. Era un attimo, un minuto, un attimo in Francia l'ho fatto esattamente. Bene, giusto questa cosa. Seconda cosa, succede che col moltiplicarsi degli eventi, succede che la TV comincia in qualche modo a liberarsi un po' dell'imperativo, dell'ossessione, dell'odies generalista, dell'odies indifferenziata, dell'odies quello che voi conoscete molto bene al pomeriggio, della badante, le badanti che sono lì, la Dusso e l'altro di Rai 1 che sono le badanti, che fanno quelle obbies lì, perché sono, devono in qualche modo accontentare i malati terminali, gli anziani che guardano questa TV, eccetera, quindi in qualche modo sono questi qua, importantissimi, eccetera, oppure
è chiaro che oggi si sono in talent, eccetera, eccetera. Ma si comincia a liberare. E io devo dire una cosa, più però più chiaro una cosa, è che succede un'altra cosa, che ci sono delle reti americane che ad esempio cominciano a produrre serialità molto molto importanti, molto diverse, che non ha assolutamente, non ha una trama lineare, non ha in qualche modo un semplicismo, non sono storie da sussidiario come possono essere Don Matteo, compagnia bella, non sono delle storie complicate, sono come delle serie, dei romanzi, eccetera, e sono molto molto complessi, anche perché, per un motivo molto economico, perché queste storie devono circolare su piattaforme differenti, quindi quel motivo economico sempre dietro, e quindi devono avere circolazioni diverse, possono essere viste prima sulle reti a pagamento, poi sulle reti free, poi sul DVD, e soprattutto per lo spettatore che ha una, in qualche modo una particolarità, che le vuole, cioè li ama talmente tanto, si crea un consumo di culto, cioè che questi spettatori commentano attraverso social network, eccetera. E soprattutto però queste serie hanno anche una qualità. Voi sapete che il pensiero in americano, a livello filosofico, prima di ibridarsi col pensiero, con la French Theory o con l'Italian Theory, oppure con il pensiero tedesco, è un pensiero pragmatico. Il pensiero filosofico americano non ha nulla di critico, è pragmatico. Solamente in questi ultimi anni ha scoperto la critica Pavarotti, eccetera, eccetera, perché si è ibridato col pensiero europeo, col pensiero foucaultiano, davidiano, eccetera, eccetera, col pensiero anche italiano, compagnia bella. E comincia una cosa interessante, che è nel romanzo che si sente una critica. Il pensiero critico americano si è sempre affermato nel romanzo. E lì si afferma nella, secondo me, nella seconda serialità. Ed è una critica ferocissima di tale americano. Ma una critica anche perché c'è due o tre cose importanti per indicare appunto poi come la televisione interagisce con la società, la società con la televisione. Tre sono i motivi. Il primo motivo è che la crisi finanziaria americana del 2008 crea dei problemi anche agli sceneggiatori americani. È finito il sogno americano, c'è più un libro americano, e sono tutte quante reti metropolitane, quindi non sono le reti locali, country americane, che sono orribili, sono di una bruttezza totale, proprio totale. Il secondo motivo importante è che queste, oltre che a questa crisi, c'è anche il problema che nascono anche per i pubblici un po' particolari, dei pubblici che sono competenti, eccetera. E soprattutto c'è l'11 settembre che li annuncia. E l'11 settembre ha creato soprattutto una figura di un patriota che è un po' che è il patriota che può fare qualunque cosa, che vive lo stato di eccezione, che quindi può distruggere, perché dell'epoca di Bush, tutti questi stati. È una cosa spaventosa. Pensate a 24, pensate cosa succede in questo momento, cioè il patriota può compiere le più grandi defiatezze. Abu Ghraib pesa molto, Guantanamo pesa nell'immaginario americano, e questo ha un suo effetto dirompente, e quindi che si scateni in qualche modo, che una cosa, che c'è un male che si comincia a infiltrare nella serenità americana, è quello psicopatico, quello che è del controllo soprattutto, per cui succede che la serie produce una critica incredibile sull'americano. Penso a Breaking Bad, ma penso a una serie che ha fatto Netflix, che adesso è su Sky, che è House of Cards, ma le potrei citare, i Sopranos, eccetera. Cioè succede una cosa curiosa, che vedi qui il paradosso, che la TV comincia a costruirsi in qualche modo anche una critica,
Però ancora, questa critica è una critica in qualche modo che è dentro la logica del consumo o è fuori? E come l'altra domanda che ho posto, questo fatto che lo spettatore deve essere attivo, che può in qualche modo interagire continuamente e che può partecipare, se io vedo le primavere arabe, penso naturalmente che questo pubblico è importantissimo, questi nuovi media sono fondamentali. Se penso in qualche modo a, se penso a come oggi sul net ci sono fenomeni di contestazione eccetera, però parleremo poi del net, quindi è sempre positivo, oppure invece un'altra forma più sottile ancora di assoggettamento. Queste sono le domande che mi faccio ed è la fine della prima parte. Cambieremo l'umore all'Italia e altre cose sono assolutamente loro.
sia un superamento, un addio, la fine della presenza, ma che ci possa essere qualcosa che dipende da noi nel passare dal fittiziamente attivo all'attivo davvero. Grazie. Vuole raccogliere altre? Ci sono altre due domande, le abbiamo, vuole rispondere? No, ok. Interattività e di passività, come se fossero termini contrapposti, però non si è parlato anche di interpassività. Mi viene in mente il fenomeno delle sitcom, ad esempio, in cui le risate dei morti indicano ai morti quando ridere, sono risate registrate. Ecco, allora chiedevo, la TV oggi è un fenomeno interpassivo, cioè ci indica dove e come godere? Metto una terza. Bene, io le volevo chiedere, in parte mi riferisco anche alla domanda che è stata fatta in precedenza, cioè in effetti non è vero che nel passato c'era tutta questa creatività, ma criticità, cioè il pensiero critico non era poi forse così sviluppato come forse dalla sua relazione sembra di capire. Anche perché c'era una cultura che probabilmente si rispecchiava in se stessa. Le faccio un esempio. Martone, regista del film Come eravamo, descrive un risorgimento che a mio parere è inesistente, ma è esistente in quella cultura, nella mentalità di quel regista. È chiaro che ogni regista ha la sua mentalità, però è una mentalità che praticamente nega completamente il risorgimento, ecco, per fare, e questo avviene anche per altre, è avvenuto anche per altre situazioni. L'altra questione della televisione, io credo che in questo caso forse varrebbe la pena per la televisione pubblica eliminare tutti questi canali che ci sono, lasciare un solo canale svincolato dai partiti politici, perché volendo o non volendo, da molti anni a questa parte, ma da 50 anni, 60 anni, i partiti politici hanno dominato nella televisione, ognuno aveva, i partiti maggiori, il proprio canale televisivo più o meno grande, e probabilmente arrivare a un canale unico sul tipo della BBC inglese, in cui si paghi anche il canone, forse anche più elevato, ma che si apra finalmente una televisione che possa essere un canale di critica e di informazione, perché senza di questo probabilmente diventa difficile. Poi ci sarebbe tutto il discorso anche del libro e così via. Se noi leggiamo solamente 43%, un libro legge, tutti gli altri non leggono niente, diventa difficile pensare a un pensiero critico. Allora, bene. La prima è quella sulla Situation Comedy. Sì, racconto un episodio. Io ho visto in America addirittura negli anni 80 la registrazione di Happy Days. È molto semplice, c'è un semicerchio in pubblico, e in un semicerchio ci sono quattro luoghi dove appunto viene l'azione della Situation Comedy. È tutto ripreso in diretta. E il pubblico interagisce, il pubblico ride, fermo, eccetera. Cosa succede quando c'è il montaggio? Che la televisione potenzia le reazioni del pubblico, in modo tale che poi il pubblico a casa sia favorito da questo fatto. Io l'ho vissuto proprio in diretta, cioè il pubblico ride e il montaggio viene potenziato, ma però su dove vede, cioè nei prodotti. Il successo, se il prodotto non funziona, non viene nemmeno più prodotto. Quindi è molto interessante questo fatto, che è una questione tecnica. Cioè, nella Situation Comedy succede che le reazioni del pubblico presente alla registrazione vengono in qualche modo.
modo raddoppiate, potenziate, alcune volte arrivate da N, per sottolineare l'effetto. E quindi è chiaro che va tutta la TV, non fa altro che favorire le reazioni pubbliche. Questo è proprio è insito, cioè nelle cose. Il presentatore ha questo compito, ad esempio. Cioè la televisione ha degli strumenti, dei dispositivi per favorire certe reazioni del pubblico. È indubitabile. Penso un attimo a questo punto è il ruolo degli attori nei reality. Quando vedete un reality tipo Grande Fratello, uno si dice ma perché ci sono gli attori? Se tutta l'azione si svolge in diretta sulle telecamere, no, gli attori ci sono perché innanzitutto devono scegliere il casting, e il casting viene scelto secondo certe tecniche. Ci vuole naturalmente il, come posso dire, la puttanella, il bello, il palestrato, il maleducato, e anche più questo, c'è questo periodo, più il casting è rivolto a un pubblico molto terra terra, quindi il casting è molto tamarro, molto forte. Ecco, questo è, e gli autori fanno creare le situazioni in modo tale che ci siano poi delle storie. La storia d'amore sicuramente sempre in qualche modo terribile dall'aiuto, e quindi la TV, gli autori del reale, dimostra appunto quello che tu hai sottolineato molto bene, cioè la TV è proprio dei sistemi per potenziare certe reazioni. Chiaro? Bene. Passiamo invece alla cosa del pensiero critico. Cioè io adesso qui, ma non vorrei, io so che in questa terra il risorgimento è un tema molto importante. Io non vorrei tornare al film di Martone, perché il film di Martone ha creato molte polemiche, eccetera. Quindi io vorrei utilizzare, lasciamo da perdere un attimo il film di Martone. Senz'altro io quando mi faccio il pensiero critico mi faccio alla cos'è la cultura europea, che è la cultura alta, che tutta l'Europa c'è, cioè, vedete, c'è un cambio di segno adesso notevolissimo. Ma lo dico subito, pensate un attimo che tutta la cultura americana, la cultura anglosassone, si muove, vede la cultura in senso antropologico. Anzi, mi spiego meglio, cioè da una parte è iniziato negli anni 70, prima col femminismo, poi con la cultura nera, a formarsi appunto la cultura come counterspace, dove la cultura non ha in qualche modo, e non intesa con il senso alto, ma come in qualche modo un concetto antropologico di cultura, che fa sì che oggi ad esempio è fondamentale scegliere le ministre donne, non perché sono brave, ma perché c'è questa cultura di genere, un concetto molto americano. Io per capire, io non voglio essere qui in qualche modo attaccato come sessista, maschilista, eccetera, però questo è un esempio molto classico di come anche noi abbiamo assorbito la cultura di genere, cioè fra qualche anno ci saranno anche i transessuali e gli omosessuali, diranno questo governo avrà tre gay, due trans, eccetera, eccetera. Cioè, lo dico con tono un po' provocatorio, nel senso che ormai viviamo un'idea molto diversa. Cioè tutta la cultura europea è una cultura, cioè quella che noi conosciamo molto bene, la cultura greca, dominata dal principio della ragione. E la ragione assolutamente non ammette alcune cose per un illuminista. Certe differenze culturali sono aberranti. Questo è un dato di fatto che... Esattamente, ci sono cose che sono banali dirle, però vanno combattute come superstizioni che offendono e impediscono lo sviluppo della ragione. No, oggi è un catacolo, infatti si studia all'università tutto di Catara Stratis, cioè tutto, a Manchester c'è la più grossa università di Catara Stratis europea, ma anche vedo che anche la grande Francia, dopo 15 anni, anche loro ormai da cultura per
nulla, la cultura femminista, la cultura, sono la cultura nera, ha creato appunto, si è detto, tutta la cultura europea è fatta la cultura bianca, perché io quella distrugge, ma questo appunto chiaramente è cambiato segno, cioè la cultura ha un senso antropologico, quindi già questa cosa è, pone fine a un senso proprio di critica, cioè Hegel non la genere, non la gente, Hegel, e la logica del servo padrone, cioè, ragazzi miei, queste qua sono cose importanti, sono cose, invece qui è tutto è chiave, è tutta questa chiave che occorre analizzare. E soprattutto c'è una cosa molto importante, è che la cultura alta, contrapposta appunto alle usanze, ai riti, posso dire anche alle mediocrità delle culture senso antropologico, ha creato in qualche modo un pensiero particolare che non è nulla a che vedere con il pensiero critico che noi non siamo studiati e noi non siamo fermati. Lo dico con tono molto... Ah, perché dico queste cose? Perché lo so. Perché io credo, ad esempio, dico ai ragazzi qui presenti, chi vede Sky, io ho elaborato una teoria, secondo me, in cui le TV a pagamento americane corrispondono in qualche modo al cultural studies. Fox Crime è una rete che si rivolge al pubblico femminile. La Fox si rivolge invece al pubblico maschile. FX si rivolge al pubblico tamaro. Abbiamo che noi siamo un po' sciampisti tamari, non siamo sempre, oltretutto noi non siamo, ricordiamoci che noi non siamo mica tutti quanti perfetti, noi abbiamo anche le nostre debolezze, anche noi siamo in qualche modo molte volte dei film piani, anche se non siamo, quindi chiaramente, cioè, quindi per dire, io credo molto a questo, io ho lavorato con la teoria che secondo me la tematizzazione delle reti Sky, o meglio di alcune delle reti americane, non avviene solo per temi, il thriller, l'action, il legal, no, avviene attraverso dei generi, attraverso la cultura di genere. Pensa a questo. Io questa qua è la mia idea che ho elaborato in diversi convegni. Cioè. Altro tema molto importante è questo, perché siamo in una cultura antropologica ormai, non siamo in una cultura quella idealista. No, è finito l'epoca di Croce, compagnia bella, gentile, niente. O l'epoca, cioè siamo in un'epoca di cultura trovata, in cui ad esempio la cultura femminile, donne, è molto importante. E che per darsi in qualche modo, io parlo di cultura femminile perché è una cosa che bisogna interessarsi, anche di questo se li fanno tutti i film Foucaultiani, eccetera, cioè, pensato un attimo, quindi, perché poi per queste culture antropologiche diventano in qualche modo, lei lo sa meglio di me, prof, diventano in qualche modo cercano in qualche modo dirigersi a fare il salto da culture antropologiche a culture che assumono un senso critico. Questa cultura che è spesso. Bene, vado avanti. Quindi questa cosa è un tema molto importante. La critica, sì, è vero che una volta, però è vero che chi, e qui lo dico subito, ecco, che cosa sottoponeva la domanda del Signore molto, insomma è una cosa molto importante, che svegliamola subito, e che una volta questo pensiero critico le vanno solamente le elite, questo è vero, oggi non ci sono più le elite, oggi appunto le elite sono, anzi sono il nemico, la casta da abbattere in questa forma di populismo, e via. Oggi è vero che il sapere in qualche modo, cioè le elite non hanno più questa, non sono più santuari del pensiero, è vero, è vero. Questo conto, sono d'accordo. Infatti Martone ha una visione di svolgimento totalmente in questa direzione, che è falsa, che alcuni dicono che ha aperto il dibattito, eccetera, che non esisteva. Però è vero che la cultura era delitto. Bene. Torniamo invece a quel discorso molto importante che mi ha posto la terza domanda, che poi è la prima, quello da noi riusciamo a conservare. Io dico una cosa abbastanza importante. Oggi viviamo in un sistema mediatico dove, ho detto, il passato, il presente e il futuro coesistono. Dove, devo dire,
dire anche che a livello che tradotto vuol dire appunto che esiste la TV generalista, la TV a pagamento, la TV digitale, internet, Twitter, social network e compagnia, dove però ancora una volta il centro di gravità è la TV generalista. La dimostrazione di quello che dico è che i tre leader che in questo momento fanno campagna elettorale, Berlusconi, Renzi, Grillo, tutte e tre, sono formati, e poi lo dico, spiego, della TV generalista. Cioè, Berlusconi è proprio l'artefice della TV generalista, si è formato, quindi è molto facile. Lasciamo perdere poi Berlusconi, che poi avrebbe un capitolo a parte molto curioso, che vorrei, però non me la siede, perché vorrei anche discutere della sua pena, che non è così. Cioè, le magistrate sono, le donne sono molto più intelligenti che gli uomini. Gli è dato una pena proprio per lui, pensate, cioè avete una pena che lui non, cioè non ha capito che cosa aveva fatto. Cioè lui ha capito, con l'Alzheimer, nessuno lo riconosce. L'ho detto perché è una cosa che mi ha colpito molto, perché devo dire che le donne sono molto più intelligenti che noi. Qui la lettura semplicistica che fanno tutti quanti della pena, una pena che per lui è colossale, non potrà assicurare nessuno. Ecco, dicevo, allora Renzi è figlio proprio, per me è il Mediaset senza l'escort. Cioè è tutto pulito dei puffi, la TV dei puffi, lui non è proprio così, è la TV dei puffi, cioè, avete capito, fare continuamente annunci, adesso lui ha perso più il senso della dimensione, fa annunci continuamente, cioè, è sempre lì della stanza per attività, cioè, ma allora, cioè, per fare insieme, cioè, io ho letto la cosa del Senato, se avessimo fatto Berlusconi, quella riforma del Senato, questa borsa veramente non viene, sarà anche bella, sarà anche molto intelligente, è ridicolo, cioè è una cosa veramente ma offensiva per l'intelligenza umana, cioè è una cosa veramente fuori dalla legge, cioè 20 scelti dalla Presidente della Repubblica, ma che cos'è loro richiamo? Siccome fa il messaggio, gli diamo 20 persone a lui, poi questi qua che vanno e vengono, invece di lavorare in provincia e regione, vanno giù a giorni lì, per cui avranno avanti a Roma, altro che in presenza, lui costerà di tutto, dentro c'è, si fa. Ridicola! Che se l'avesse fatto Berlusconi, condannato. Terza cosa, Grillo sembra che non usi la TV, invece lui la usa molto. Per un motivo molto semplice, perché la TV ormai è un complesso di inferiorità verso la censura. Se ci fosse stato internet come oggi, non sarebbe stato aiuto vulgo e forse sarei ancora mai due. Mi dispiace. E invece purtroppo non c'era internet, per cui appena che era Luttazzi mi ha cacciato via a calcio del sedere e compagnia bella. Vabbè, chi se ne frega, ho fatto ancora le cose più belle. E quindi la TV lo riprende sempre adesso, perché in qualche modo si vergogna di aver censurato, è il più grande censurato, è il primo. Secondo, poi Grillo spiega molto bene cos'è oggi il sistema, è un sistema integrato, nel senso che c'è il net, ha usato molto bene il net, perché lui ha usato il net in modo non come la Repubblica, lui lo usa per obiettivi concreti, ha usato molto bene, poi il Casaleggio ha questa dimensione complottistica del net, che è il suo limite, però in questo senso il net, noi che abbiamo una
critica è sempre usata la controinformazione. I miei ragazzi hanno sempre la ricerca del colpevole con nome e cognome. Dico, ma ragazzi, basta veramente, sono sempre lì a indicare qualcuno, nome, cognome, eccetera, e non il sistema. Attacco poi il pensiero liberista e complesso, non sempre, e invece non è che crea il complotto. Beh, oltre a questo usa molto bene anche ad esempio le TV locali. In ogni TV locale c'è sempre un assessore che ruba, una centrale è una, come si chiama, una cosa della struttura che non funziona, e lui riprende sempre lì il suo paradigma, e non solo, ma dà interviste sempre alle TV locali, è vero? Cioè quando viene, Grillo è molto attento alle TV locali, perché colpisce un segmento di pubblico che non colpisce né il letto e né la TV, è quello particolare, quindi è molto interessante. Quindi per indicare che tutto è oggi manovrato da te, è centrale la TV, anche se ibridato, integrato la TV. Quello che è interessante però è che, e rispondo alla professoressa, che si crea così, uno spettatore oggi più avvertito, uno spettatore più competente. Allora, questa competenza, siccome è il libro che voglio fare dopo, e su cui non posso studiare, perché sono molto diviso su questo libro che devo fare, cioè se è superamento sullo spettacolo oppure no. Io credo però che tutto passi da una cosa molto importante. È quello che nessuno mette in relazione, perché c'è, io ho lavorato molto con, in Francia ho conosciuto un critico cinefilm bravissimo, Serge Daniel, che ha coniato un'espressione molto bella, che la TV è una psicanalisi a cielo aperto, una idea bellissima. Io ho avuto la fortuna, io l'ho utilizzata nel mio libro, purtroppo citando naturalmente, e me l'ha raccontata questa idea, tanto passeggiavamo, lui poi è morto di essere, perché era un critico oceanografico bravissimo, e dicevo le acque bianche del marciapiede. E mi dice, tu che sei io, lui mi faceva le domande perché essendo italiano, lavorando in Francia, volevo capire se avevo in qualche modo il passaporto culturale per lavorare, perché i francesi sono fatti così, sono molto pensiero critico, io, anche io negli anni 80 poi. Mi dice, vedi, la televisione è come questa acqua, quindi a cielo aperto, le acque bianche, e racconta a noi cosa siamo in profondità, eccetera. Ecco, io dico una cosa che mi sta a cuore. E chiedo che oggi siamo in un'epoca di pensiero unico. Questo sistema neoliberista non ha mente un pensiero diverso. Ma questa crisi economica dovrà far nascere naturalmente un pensiero diverso. E qui la scommessa politica. Ecco che mette in gioco un'altra nozione. È chiaro che l'economia oggi non ci fa immaginare un altro pensiero. Però ci sono sintomi di una rottura di questo pensiero unico. E questa è un'altra cosa per dire che ancora tutto è aperto. È chiaro che questa emancipazione dello spettatore si deve collegare all'emancipazione del cittadino, che è molto più interessante. E qui è il tema fondamentale. Tema capitale, e ancora ci siamo, si può uscire da questo pensiero unico? Lo vediamo, non tocca a me rispondere. Chiaramente domani viene Cacciari, che ormai Cacciari è diventato un integrato, cioè ormai quello con un sindaco, cui lo dico un po' polemico perché mi serve tanto avere, cioè lui cominciava a dire, cioè, che tutto ormai occorre solamente aggiustare le cose, perché lui basta pensiero utopistico, eccetera, a differenza di qualcun altro dei suoi compagni passati come Tony Negri, compagnia bella. Quindi io non la metto una X, io nel mio pensiero ho tanti X che devo risolvere, non sono qui a avere in qualche modo delle soluzioni. L'importante è avere gli interrogativi. Quando uno ha gli interrogativi posti bene, che secondo me è ancora vuol dire presenza del pensiero critico.
Sandro, la mia domanda era sul perché è scomparsa la satira? Sono qua, di qua, a sinistra. Perché è scomparsa la satira? Se ce lo può spiegare, mi piacerebbe. So che tocco, ma è un tasto dolente. E poi l'altra è una curiosità, se ho voglia di rispondere. Non ho, posso stare sia fisica che mentale, però non vorrei danneggiare lo spettacolo. Che cosa ha fatto in quel luogo di Milano 2 quando le fecero vedere i dati dell'audience? Quale fu la sua scelta? Cosa ho fatto? Sì, quando lavorava a Milano 2 nella programmazione dei film. Che cosa ha fatto dopo che le mostrarono? Le scelte che ha fatto dopo che le mostrarono, insomma, i sondaggi. Cosa ha fatto, in che senso? Che cosa ha fatto lei il giorno dopo? Okay. Grazie. Poi? Altre domande? Rispondo? No, ecco. Beh, è chiaro che l'editto bulgaro è stato anche un piano editoriale. Mi spiego, quando ci fu il diritto pubblico del 2001, tutte le televisioni in qualche modo cancellarono alcuni programmi, soprattutto il programma di Santoro fu eliminato, la satira fu cancellata, quindi chiaramente il programma diritto pubblico è stato piano, come posso dire, il piano editoriale, sì, però di è cominciato l'infotainment, l'informazione, il fatto che si sia cominciato a fare i programmi del pomeriggio è andato lì, in cui tutto è diventato gossip, che ho dimenticato di parlare di questa cosa, il gossip è la forma proprio di cancellazione dell'informazione, chiarissimo, non solo, poi c'è stata un'altra cosa insomma, importantissima, che i giornalisti si sono autocensurati. In Rai, insomma, tocca a me dirlo, io posso dire tranquillamente, si sono premiati solo non la competenza, ma l'obbedienza. Una cosa scandalosa. E non ho risposto alla domanda della rete unica perché qui iniziava a cadere nella polemica e quindi chiaramente se la. Cioè la Rai è stata completamente occupata dai Berlusconiani, ma anche dalle forze, anche dalla sinistra, qui sono persone più obbedienti. Lo dico, attenzione, perché cioè io non nulla, è stata una cosa, cioè il PD ha premiato prima sempre i più obbedienti, cioè io non ho mai avuto un aiuto, cioè lo dico subito, cioè, perché così mi danno fastidio. Parlo all'epoca di Fassino, quando il segretario, ragazzi, ne sono delle cose che faccio fare inorridire il pubblico per raccontare anche le bagagne della sinistra, quindi per favore lasciamo pure perdere perché è una cosa terribile. Quindi l'obbedienza, i poteri forti hanno imposto i loro nomi, eccetera, quindi, cioè, è inutile qui raccontare, ecco perché la satira oggi è più rimasta solamente Crozza oggi, Crozza che è rimasto marginale perché è sopravvissuto, io a me dispiace molto perché quando penso a Corrado e Sabina Guzzanti, che erano due geni sotto Corrado, grandi, ma anche Sabina, ve lo dico, non voglio fare condottoria, ma sono due personaggi grandissimi, io ho lavorato poi con tutti i più grandi della satira, ho avuto un rapporto d'oro, perché poi la satira è fondamentale, pensate alla Fox fa i Simpson, che prende in giro la Fox, lo capite che il mercato a volte è molto più forte che la censura, no, in Italia la censura ha ucciso anche il mercato, per questa anomalia di Berlusconi e per l'anomalia dei politici che vogliono avere solo obbedienti, questa è la vergogna italiana. Questa cosa è una cosa indecente, naturalmente. Lo dico perché non ho voluto fare polemiche perché non è il caso, è una cosa schifosa, naturalmente. Quindi la storia per questo motivo è per questo motivo. C'è rimasto il povero Crozza perché gli avrà dato. Ricordate che Crozza e due cosa ha fatto a quelli che è il calcio, eccetera, quindi ne sono orgogliosissimi. E ancora adesso ci sentiamo spesso. E lui lo cita in tanto sottoscritto. Quindi sono ben, io lavoro anche se non ci lavoro più, lavoro indirettamente perché eccetera. Poi ha fatto dei poteri forti, cioè qui è un posto dove siamo, c'è la massoneria, qui è molto forte. Cioè, i poteri forti, cioè è una cosa indecente quello che è avvenuto in Rai. Indecente,
intelligente. Chiaro? Bene. È chiusa questa capitolo. E lui poi parlare della RAI, cioè io vorrei vedere i politici che fanno la riforma della RAI come la venissi. Ma per favore. Di questi qua. Ma avete visto cosa ha cobalottizzato Renzi? Cioè, ha messo la scorsa di amministrazione, ma mi sembra normale, uno che ieri sera ha fatto la figura da cioccolatare, perché studia in America. In America ormai chi è male in America per avere fortuna nella città è fatto facilissimo, sono talmente ignoranti che chiunque italiano ha fortuna, lo sappiamo. Quindi veramente non è un problema, scusa la parentesi. Sono più intelligenti professori italiani che in America. Quindi non la fatemi parlare perché sono mi scateno, passo veramente dalla persona che io sono mi scateno e dico chiuso. Quella domanda lì mi ha fatto la allora. Allora, l'altra cosa invece che mi interessa cos'è? Sì, è la cosa del sondaggio. Credo che un buon professionista, lo dico, è uno che si lascia parlare, si lascia parlare, lo uso in un'unica psicanalista che è cosa va prima, si lascia parlare dal medico. Non è che impone al medico, cioè io devo, prima di modificare, di fare con il corpo a corpo col medico, io ho capito com'è, cos'è la mia cosa, cioè che è una sua logica, non posso mica andare contro questa logica. Quando questa logica, cioè nel 92, ho scoperto che si voleva in qualche modo, il mercato voleva, non era più importante, ma era importante la politica, e quindi la politica dettava anche il mercato. Cioè con Berlusconi mi sono andato via. Il 5 maggio alle 8 ha chiamato Berlusconi e ha detto non si può più lavorare assieme, caso, anche perché stavo facendo l'istruttoria, alcuni programmi funari. Ho capito benissimo, concordo, buongiorno e buonasera, e non ho mai più sentito, finito. Chiaro, perché così è la vita. E grazie a questo ho fatto molte cose molto più belle e molto più interessanti. Quindi poi nella vita bisogna avere anche coraggio, è chiaro che bisogna in qualche modo scommettere, eccetera, di fondo. Sì, bisogna sempre scommettere. Quindi è imparato che cos'era, come era funzionato la TV commerciale. Ed è stato illuminante, è stata una cosa, nella mente questa cosa è, ho capito al volo così era. L'ho capito subito, che la TV commerciale è obvious. Ho capito questa cosa, e ho capito, e siccome appunto avevo fatto l'attaccapanni, come ho detto prima, e cosa l'attaccapanni lo dico ai professori perché io lo spiego sempre ai miei ragazzi, quando faccio, spiego in televisione che cerco di vedere la matematica, l'attaccapanni è una cosa fondamentale, l'attaccapanni dà struttura e pensiero, e ho avuto la prontezza di capire così. La cosa è tutta la mia, il libro è un libro un po' schizofrenico, tabalato, perché sono dentro la TV ma sono anche fuori. Sì, è un libro di schizofrenia, insomma, teorica che ho praticato e che mi ha dato però certi frutti. C'è pure la mia domanda. Allora io volevo chiedere questo. Io sono cieco. Lei poco fa ha detto che la TV, soprattutto quella americana, ha iniziato a dare un'impronta all'indirizzo al suo messaggio, cioè un determinato canale parla soltanto alle donne, un altro determinato canale parla soltanto agli uomini. A mio avviso, è una deduzione del suo discorso. Ecco, dico però mi correggo un attimo, anche perché parlo da due ore, per cui posso essere a degli stili di vita, ok? È meglio, a degli stili di vita. Perché poi sono o femminili e maschili e tutta la gente. Però questa era la mia domanda, non rischia che lo spettatore accende quel determinato canale proprio perché vuole sentirsi dire determinate cose e alcune volte potrebbe succedere che non capisce che quel messaggio è rivolto a lui. E faccio un esempio su una serie americana, visto che lei ha parlato delle serie americane che danno uno spazio di novità, The Newsroom. I primi 10 minuti di The Newsroom, un giornalista repubblicano, simpatizzante per il Tea Party, che dice alle persone che l'America non è il più grande paese del mondo
e spiega il perché, però dando, dicendo che l'America può diventare il paese più grande al mondo, e le stesse persone che si volevano sentire dire che l'America è il paese più grande al mondo si sono offese. Cioè, il repubblicano che parla ai repubblicani e i repubblicani che si offendono per quel messaggio che fondamentalmente era molto bello e semplice anche. Quindi quello che voglio capire io, se la televisione, oltre a questo stile di vita, può far cambiare il pubblico anche se vicino al suo ideale? Ha citato, vedi come sono attento, l'episodio è andato in onda ieri sera, capite? Io la vedo in inglese, quindi non... Ecco, è scaricata. Diciamo di sì. Scusa, tutti pratichiamo il legalismo di massa, nessuno, anche se c'è qualche finanziario, cioè, insomma, non ci fa nulla, si può scaricare, anzi, perché praticamente c'è, diciamo, bene. Allora, io conosco quell'episodio lì, è vero, sì, perché il newsroom è, però è un discorso legato molto alla serie. Comunque l'osservazione che hai fatto sono concordo. Però è legato anche alla serie che tu hai citato. È sulla redazione di giornali di televisione, fatto da un grandissimo autore che so, uno dei più grandi autori di televisione, e che prende degli fatti avvenuti realmente e cerca di immaginare il retroscena di questo fatto. Sei d'accordo? Quindi interessante l'operazione che ha fatto. È vero, quello che però l'osservazione è una lettura, sì, giusta, sono d'accordo, sì. È una lettura appropriata perché la serie non è un po' ambigua. Io è uno dei prodotti sociali che non amo molto, te lo dico, te lo confesso veramente. Tra i political drama credo una delle serie meno riuscite, anche se però l'idea era molto molto bella. Però è vero, sono d'accordo. Non so se continuiamo con le domande. Avevo una domanda. Lei prima ha detto che sta intravedendo delle crepe nel pensiero unico, no? Prima lei ha detto che sta intravedendo delle crepe nel pensiero unico. Volevo sapere quali, in che cosa. Però le posso dire una cosa, Occupy Wall Street, ci sono, ecco, esempio del pensiero teorico, ma come adesso c'è una ripresa di studi marxiani molto ampi, a Londra, nelle università americane, nelle università, cioè diciamo che rinasce un pensiero critico molto forte. Posso dare una mappa di tutte queste. C'è il libro che è più successo oggi, è un libro sul capitalismo di Piketty, che uscirà adesso, dell'architettura del capitalismo. C'è a livello almeno intellettuale una grande, grande ripresa di studi antagonistici, su questo non più, malgrado la politica abbia in qualche modo cancellato tutto il dissenso, anzi, chi dissente oggi è terrorista, secondo alcune persone, credo. Per cui è un tema molto aperto che non posso ascoltare oggi, perché oggi devo ascoltare la televisione. Il signore deve fare un'obiezione. Microfono. Professore, lei prima ha detto di essere sempre stato, di avere pochissime qualità, e una di queste è avere la capacità di percorrere i tempi, di vedere nuove prospettive, nuove scene. Certo, di afferrare. Dovendo proiettarci da qui a 20 anni, secondo lei influenzerà di più la società la televisione giornalista o il web? Diciamo un attimo, un web declinato come una TV, cioè non la TV generalista, no, quella che c'è adesso è in discorso. Però allora dico questo, che allora facciamo una scommessa. Avremo due tipi di schermo. Lo schermo grande, grandissimo, dove c'è anche il 3D,
dove saranno protagonisti sempre le medie, quelle importanti, cioè tipo Fox, Universal, compagnia bella, lo schermo quello di alta definizione. E avremo invece lo schermo, purtroppo, quello del computer, legato anche alla TV, dove i protagonisti questa volta non sono i grandi network, ma sono Yahoo, Amazon e compagnia bella, gli altri 6-5 sorelle americane, grandi gruppi, forse anche qualche cinese. Ecco, io sono due schermi diversi. Lo schermo della visione del cinema calciato a pensare, ci sta lo schermo, e dei grandi eventi, il calcio, cioè lo sport, e l'altro schermo invece della condivisione, della interazione. Io credo molto a questi due modelli, nessuno probabilmente è convinto. E quindi lì i grandi profili web sono fondamentali, dall'altra parte ci sono invece le grandi case del cinema. Attenzione che io sono anche la Cina, bisogna tenerla presente, perché se comincia a produrre cinema, la Cina fa delle cose grandiose, il cinema di Hong Kong ormai è un cinema mondiale, quindi attenzione, quindi il grande schermo, il grande ecran, lo schermo 3D, lo schermo ad alta definizione, lo schermo dove tu ti immergi, e lo schermo web fatto da quelli più grandi provider che vi conosciamo. Chiaro? Domanda. Volevo chiedere, forse non so se è giusta la mia visione del mondo della televisione in questo modo. Lei ha detto nel 68 c'erano coloro che antagonisti, coloro che non avevano pensiero unico e quindi combattevano il potere. Però non pensa che la televisione privata e quindi tutto poi la televisione privata, tutto il popolo che poi si è rivolto a queste televisioni private non siano stati poi coloro che poi erano stati espulsi tutto sommato da quel mondo che da anticonformista era diventato conformista e quindi si sono rivolti ad altro perché era l'unico sfogo e era anche l'unico modo per potersi emancipare e poi in fondo questi hanno vinto perché anche gli altri si sono comportati come quelli della TV privata e adesso sto vedendo un nuovo cambiamento, è vero, evidente, ma anche con le TV stile realtà, stile queste cose perché i ragazzi guardano forse più quelle che tutto il resto ed è una nuova generazione. Questa allora, è un'opinione molto... Allora, in realtà è una TV che rispecchia un altro costume americano che è quella della scomincia a essere stanco, delle manualistiche, cioè manuale, cioè come si uno dimagrisce, come uno si veste, come uno fa la pipì, come... cioè gli americani si vedono proprio le cose, in realtà è proprio la TV dei manuali, è una cosa incredibile veramente, quindi è una TV che ha un grande successo ed è un pubblico, ripeto, che è molto legato al pubblico femminile soprattutto e gay, come la deve essere la casa eccetera eccetera, quindi in realtà è una grande realtà e d'altra parte è prodotto da un gruppo televisivo molto importante americano molto importante. Bene, sì è vero che tutto quanto da... ecco allora, lei ha posto un problema molto importante, c'è una dialettica anche qui però, questo qua è vero. Adesso però riprendere e comincia a essere stato. Ho dato, ma ho preso pioggia, ma ho preso il tutto oggi, spero comunque che mi sia interessato, perché ho visto che c'è la tensione, per cui è stato un piacere, insomma, capito? Senta, io intervengo sull'ultima parte del suo ragionamento che ha fatto prima, cioè mi pare di capire che lei sia uno strenuo difensore della Costituzione, mi pare. Sono un grande difensore della divisione dei poteri,
che non ho passato a quest'anno. Se la Costituzione a 60 anni ci porta ad approvare una legge, per approvare una legge ci vogliono 2 anni almeno normalmente con tutte le garanzie. Quando poi invece in Francia Hollande, il socialista Hollande, in un giorno sostituisce il presidente dei ministri e Cameron in Inghilterra approva il bilancio in una giornata. Credo che rispondo con il gesto e mi fa molto piacere questa domanda perché mi permette di poter chiudere in bellezza. Allora, innanzitutto è chiaro che io ho detto, ho dimenticato un grande, tutta la parte importante di come il potere televisivo ha creato il potere pubblicitario, il potere in cui chiaramente la maggioranza è uscita di altri cogeri. Berlusconi prende quando dice che il magistrato non lo può usare. Lui lo pensa perché dentro la maggioranza vede il consenso per dire che il potere della maggioranza sia superiore a quello di potere. Cioè infatti la televisione ha distrutto, lo sapete benissimo, la divisione dei poteri di Montesquieu. È una cosa elementare, è passata anche dalla nostra testa. Guarda qui signore, cioè è drammatica questa cosa, che un signore anziano intelligente, brillante, con studi regolari si sia così corrotto. Lo dico con un po' di ironia, scherziamo anche un po', per favore, cioè, ecco sì, se, io devo dire una cosa, che siccome ho attaccato la riforma Boschi, sì, è vero, anche però devo dire che quando c'è la voglia di fare una legge, io ricordo che l'ha fatto sempre in una settimana. Bravo, è lì la quindi che ho vinto in bellezza la serata, è Nodo Alfano, quindi per favore, se si vuole, no, è facilissimo. Questa riforma del Senato mi dispiace, fa schifo, mi dispiace, e lo so, ma è quello che ha giusto allora eliminarlo totalmente, ma fare quello che ha fatto veramente, ma ragazzi, ma dai, ma non è possibile. Ma no, ma è un pasticcio autentico, ma è qui questa storia che, ma uno che dice il 2 giugno farò questa cosa, il 16 andrò a giocare a pallone, il 24 mi cambierò le mutande, il 30 mi comprerò di scarpe, è una cosa di tacco lì, siamo sempre vicino e questo qua in Italia, d'altra parte l'Italia è un paese del parco. Per cui ragazzi, questo qua è il nostro, l'immagine è tutto, siamo in qualche modo dei giocolieri e l'Italia è un grandissimo laboratorio. E allora è questo, raccontiamoci questo, avevamo prima il milanese, il Pasquini, adesso abbiamo il fiorentino, godetevi il fiorentino, ciao!